Lui non è più lo stesso. Non è più il ragazzo che mi aveva fatto innamorare. Ormai sembra quasi non vedermi più. Forse è per questo che ho cominciato a vagare nella rete. Così ho conosciuto il ragazzo ideale, quello che avrà sempre qualcosa di cui parlarmi, che non mi tradirà mai. Starò abbandonando la realtà per uno stupido sogno. Il mio nome è Ryan Woodward. Ero un giovane pieno di entusiasmo e di idee sino a quando, dopo la laurea, non ho accettato il mio primo lavoro. Arrivarono i primi successi e il denaro, ma arrivarono anche loro, i vili. Lasciai con dolore il mio lavoro e quella stessa sera incontrai l'angelo meccanico. E da lì la mia vita cambiò. Di malinconia, scavo la notte e so che non dormirò. Dimmi tu chi sei, dimmi chi sarai, se cercherò oltre quella luce che nitida pazzia, bianca ipocrisia. Rincorro con le dita oltre quello schermo, che follia. Modellando il mio sogno sconcertante di tecnologia. Si agita il mio viso, confusione che genesi d'amore nel sospiro di un perché. Io sognavo, io pensavo, io tradivo le mie verità. Questa è la mia storia, quella di Virtual Boy e quella di una ragazza innamorata di lui. Virtual Boy cresceva e con lui il grande amore delle ragazze che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto contribuivano a crearlo. Ma Virtual Boy non deve strapparle alla realtà, ma aiutarle a comprendere meglio la voce del loro cuore. Per capire l'amore, ci vuole amore.
I giorni passavano, lui cresceva ed io ero sempre più orgoglioso. Virtual Boy cominciava ad avere un viso, un carattere. Avrebbe aperto gli occhi sul mondo. Su un mondo che non sapevo se gli sarebbe piaciuto, ma che avrebbe accolto il rumore del suo respiro, del battito del suo cuore, del suono della sua voce. E il momento giunse, atteso come l'alba, improvviso come una tempesta.